Non appoggiarti al muro, crolla. Non ti appoggiare all'albero, secca. Non ti appoggiare all'uomo, deve morire. Non ti appoggiare al denaro, devi lasciarlo. Appoggiati a Dio, soltanto Lui rimane eterno. Salmo 42. Fammi giustizia, o Dio, difendimi la mia causa contro gente spietata, liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi, perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio, perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Ancora potrò lodarlo. Infatti anche oggi posso lodarlo, ringraziarlo per sempre. E sono stato al funerale di mio zio Augusto Marzioli. Guarda cosa c'è scritto, Guarda. Guarda cosa c'è scritto. Adesso lo leggo. Per il mondo tu puoi essere solo una persona, ma per una persona tu puoi essere il mondo. Quindi questa frase è molto significativa. È commovente. Oggi, non ricordo precisamente la data che è questo giorno, dovrebbe essere il 22. O il 23, il 23. Il 23 di settembre 2019. Fammi pure vedere un attimo. Però è nato in cielo il 20. Il 29 2019. Era del 42. Mio zio Augusto, sempre col sorriso. Come zio Isidoro, sempre col sorriso fino alla fine, anche il tumore nella lingua, nella gola, nella lingua, dappertutto, 50 interventi, eppure sempre il sorriso, quando gliela faceva fallo ovviamente. Fino all'ultimo respiro, sempre la forza per andare avanti. E dovremmo prendere spunto da zio Augusto. Eterno riposo, dona zio Augusto, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Adesso tiro fuori, guarda un po' cosa tiro fuori, te ne devi immaginare. La mitragliatrice, tiro fuori la mitragliatrice contro il demonio, eccolo, eccolo qui. Questa è tanto odiata, per questo c'è i mascherati, per questo c'è un sacco di gente che merema contro, perché non sopportano il rosario, il demonio non sopporta il rosario. E quindi io che lo recito giornalmente sono molto odiato, deriso, odiato, calunniato, percosso, perseguitato e quant'altro. Ecco, oggi recito e uso la corona rossa, simboleggia la passione di Gesù. La passione di Gesù, ecco, Gesù mio, perdon pietà. Diciamo insieme questo rosario, usiamola questa arma potente, perché non è religione,
non è una preghiera, ma è un'arma. È un'arma dell'intelligenza cosmica d'amore. Ricordamocelo. Perché tutto passa. Questa vita è passeggera. Passa in un attimo. È un batter d'occhio. Però finché abbiamo respiro, dobbiamo portarla avanti, questa vita, con la forza di lodare e ringraziare il Creatore in ogni momento della giornata. Eh sì, signori, signore. Allora inneggiamo, innalziamo Gesù. Perché Gesù? Perché io dico sempre di Gesù? Te dirai, se non lo sai tu. Cioè, io lo so, certo che lo so. Perché l'intelligenza cosmica che ha creato il visibile e l'invisibile si è incarnata in un uomo, in un bambino, nel grembo di una donna, Maria. Si è fatto uomo e facendosi uomo si è sacrificato per tutti noi. Ha dato la sua vita per noi. E questo è il significato e il risultato perché io dico sempre di Gesù. Perché se non dico di Gesù, di che dico? Di che parlo? Di che parlo io? Di religione? Parlo di una persona qualunque che non dà salvezza? Io parlo dell'unica, nostra unica salvezza. Parlo dell'unica ragione della nostra vita. Parlo di ciò che ci dà evoluzione. Ciò che ci dà speranza, anzi certezza della vita eterna. Quella vita che non muore mai, non muore, non finisce. Anche se per il momento, fino a che non ritorna Gesù dal cielo a risorgere i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine, i corpi muoiono in Adamo ed Eva, l'anima non muore se ci affidiamo a Gesù, oltre le religioni del mondo, perché le religioni le ha create gli uomini che hanno fatto degli errori, degli sbagli e poi si sono ravveduti, hanno creato delle religioni, ma le religioni non le ha create Dio. Dio è amore, Dio è la sorgente dell'amore. Non ha creato una religione o le religioni. Te dirai, allora perché c'è la religione sulle scuole? La materia religione. Perché la materia religione significa un credo, però Dio va al di là di un credo, Dio va al di là di tutto, quindi va al di là anche delle religioni o della religione. Dio è amore, l'amore non è religione, l'amore è amore, non si può confondere la religione con l'amore. Quindi Dio onnipotente, facendosi uomo in Gesù, si è sacrificato per noi, ha dato la sua vita per noi, e non ha creato una religione, non ha creato le credenze del mondo. Il mondo ha rifiutato Gesù, ha rifiutato l'amore, il mondo ha rifiutato l'energia cosmica, il mondo, la generazione odierna, ha rifiutato il vero amore, la sorgente, che è Gesù. Guarda. Guardiamolo bene, Gesù. Questo è un volto di una sacra immagine voluta da Gesù, a Suor Faustina Kowalska. Quindi non mi invento niente. Quindi non sto facendo religione. Sto creando evoluzione di consapevolezza. Ecco. Quindi per questo sono perseguitato. Però non perdo tempo.
Non sto a perdere tempo a te. Se perde tempo a parlare male degli altri, quella è una perdita di tempo, a parlare male degli altri. Non è evoluzione, ma si indietreggia sull'evoluzione, parlare male degli altri. E allora iniziamo il Santo Rosario confidando in Gesù e chiedendo intercessione alla Madonnina, incoronata Regina dell'Universo, Regina dell'Universo, e recitando il Santo Rosario. E diciamo insieme il Credo Apostolico, e poi, oltre che il Credo, e invochiamo lo Spirito Santo che ci dà vita, ci dà forza e ci libera dal demonio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Invochiamo lo Spirito Santo che agisca su di noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore di doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito, sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. E ricordiamoci che la ruota gira per tutti. Una volta che uno fa uno sgarbo o una fa uno sgarbo, gli ritorna indietro, con gli interessi. Quindi, perché consumare e investire il tempo per dir male degli altri, piuttosto che investire per il bene del tempo di se stessi nell'evoluzione d'amore, recitando un'arma, usando un'arma contro il demonio? È meglio recitare l'arma contro il demonio piuttosto che dir male. Recitamola col cuore, che troviamo refrigerio, troviamo contentezza, gioia e liberazione dal male, protezione e salvezza, pure la salvezza. Ci predestiniamo per il paradiso col rosario, oltre ai sacramenti, ovviamente, i sacramenti. Diciamo insieme il Padre nostro e 10 proiettili, 10 Ave Maria, e susseguiti da altri 10. Padre nostro, meditando però i misteri, oggi è lunedì, i misteri della gioia. Nel primo mistero della gioia si contempla l'annunciazione a Maria Vergine dall'angelo Gabriele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Ave Maria, piena di grazia. Un altro proiettile. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero della gioia si contempla la visitazione di Maria a Santa Elisabetta, a sua cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Noi dobbiamo fare come Rambo, che sparava alla mitragliatrice, non al mitragliatore. La mitragliatrice è il rosario, il Santo Rosario, mitragliando all'inferno, mitragliando al demonio, mitragliando agli angeli caduti, mitragliando agli angeli, anzi, alle persone che hanno convertito la loro vita a Satana. Quindi mitragliamo il male sotto ogni forma, con il rosario. Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso diciamo insieme l'eterno riposo per i nostri cari defunti e per Augusto. Eterno riposo, don Augusto, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Eterno riposo, don a loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Eterno riposo, don a loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Nel quarto mistero della gioia, la presentazione di Gesù al Tempio.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sembra una ripetizione e una cantilena, oppure una cosa che non serve a niente, il rosario. Invece è una predestinazione al paradiso. Ci protegge, ci libera da Satana, dal demonio. Non è una cantilena, non è una preghiera. La preghiera è il Padre nostro. La preghiera è al volersi bene, reciproco. Volersi bene è una preghiera, e le preghiere è volersi bene e il Padre nostro a voce. E basta. Il rosario è un'arma. È un'arma contro il demonio che dà tanto fastidio. Punimolo, se no ci punisce lui. Dopo siamo finiti. Nel quinto ed ultimo mistero della gioia si contempla Gesù ritrovato dopo 3 giorni dentro il Tempio di Gerusalemme a predicare agli anziani sacerdoti. E Gesù aveva 12 anni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Diciamo adesso il Salve Regina. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o Clemente, o Pio, Dolce Vergine Maria. Adesso un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Sommo Papa e tutti i pastori della Chiesa, e però anche per le nostre intenzioni e richieste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Oggi è il 23 di settembre 2019 e la benedizione di Gesù, per intercessione di Mamma Maria di San Michele Arcangelo e dei santi e sante del Paradiso, scenda copiosa su di me e su tutti coloro che mi state a guardare, anche su di te. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Adesso diciamo l'eterno riposo, sempre per Augusto Marzioli. Eterno riposo, dona Augusto, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. E per i nostri cari defunti, eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, aspiri in pace con voi l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, fate che il mio ultimo cibo sia la Santa Eucaristia. E adesso ti saluto. E non so se oggi farò un'altra produzione video, ma sarà difficile. E c'ho troppi impegni. C'ho il lavoro che mi impegna tante ore e poi c'ho tanti altri impegni familiari e quindi non credo che farò un'altra produzione, ma comunque l'importante è che c'è l'evoluzione nelle mie produzioni video. L'evoluzione nell'intelligenza cosmica d'amore, affinché ci rendessimo conto di affidarci a Gesù, confidare in Lui, perché Lui è l'unica nostra salvezza e non c'è un'altra salvezza all'infuori di Lui. The end. Fine.
Non appoggiarti al muro, crolla. Non ti appoggiare all'albero, secca. Non ti appoggiare all'uomo, deve morire. Non ti appoggiare al denaro, devi lasciarlo. Appoggiati a Dio, soltanto Lui rimane eterno.